innanzitutto le chiedo se è emozionato. Anche perché io sono uno che ha sempre, non ha mai avuto un fantastico rapporto con le istituzioni, quindi trovarmi qui in un palazzo bellissimo a, diciamo, essere premiato per qualcosa del quale sono orgoglioso, cioè l'essere toscano, è un qualcosa che, insomma, mi inorgoglisce, mi fa sentire veramente, mi fa sentire bene. La toscanità torna ovviamente nei suoi scritti, ma le chiedo se nel Barlume, quello che abbiamo visto anche trasposto su schemi televisivi, ritrova in quei quattro vecchietti uno in particolare, l'interprete ideale per quel ruolo. Ovviamente parliamo di Carlo Mori. Sì, io quando mi hanno detto che avrebbero fatto una trasposizione televisiva del Barlume, a Carlo Moni non abbiamo nemmeno fatto il provino, è venuto in mente, io avevo in mente Carlo Moni, intanto il produttore diceva pensava a Moni e il regista diceva il Moni sarebbe l'ideale, quindi mi dispiace solo che non si sia visto nel film tutto quello che il Moni è riuscito a combinare fuori dalle scene, dall'arrivare con la propria insalata al ristorante pretendendo che gli venisse condita quella perché era più buona, l'aveva rubata al contadino un attimo prima, o tutti gli altri modi in cui è riuscito a portare un po' del suo spirito. Ecco, noi recitavamo con accanto Diogene, con questa specie di filosofo errante che aveva sempre un modo suo ortogonale di vedere le cose. Mi ricordo che a un certo punto, mi sono costretto a usare una parolaccia, ma nello spirito del Moni credo che mi si possa perdonare, il Moni ce l'aveva con questa cosa del mettere il dialetto nei cartelli, una cosa che era venuta fuori nel nord Italia, e lui era incavolato, diceva ma i cartelli sono per i forestieri, è un uso sbagliato della lingua, è come trombare dandosi del lei. Ecco, credo che sia questo punto di vista genuino, autentico, da bimbo cresciuto che faceva innamorare qualsiasi cosa facesse.